Mi sposto? Le. Ok. Dovremmo essere centrati, sì. Boh, vabbè, comunque, poi vediamo. Allora, salve a tutti, popolo di sport, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, ecco qua, forse così, perfetto. Sempre da questa postazione un po' asettica, bianca, ospedale, però, oh, raga, questa, cioè, questo vi posso portare per adesso, poi la cambieremo, spero. E oggi parleremo di un argomento che ripeto sempre in ogni video, soprattutto quelli di base scientifica, non gli ultimi che sono più per riempitivi, comunque per dirvi come sto, insomma per sentirci, è l'uso di un linguaggio semplice. In molti video voi vedete che io o comunque anche il mio collega, quando c'era, insomma, utilizzavamo un linguaggio abbastanza semplice, poche volte siamo entrati nel dettaglio. Il motivo è presto detto, perché quello che dico sempre, YouTube è una piattaforma che deve, è comunque fruibile a tutti, ok? C'è chi ha studiato, chi no, chi è avanzato con l'età, chi è più giovane. Se io dovessi utilizzare un linguaggio estremamente tecnico, molti di voi, non dico tu che stai guardando il video, però molti di voi potrebbero non capire di quello di cui sto parlando. Perché? Perché ci sono dei linguaggi scientifici, comunque tecnici, proprio della materia che studiamo, che sono poco comprensibili, cioè nel senso sono poco conosciuti, un po' complicati, e di conseguenza quando vengono detti molti dicono: e che è sta cosa? Quindi quando sentite parlare o me o mio collega o comunque chi che sia che viene invitato nel mio canale, parliamo di un linguaggio con un linguaggio semplice, diretto, senza utilizzare troppi tecnicismi, è per questo motivo, perché la piattaforma, lo sapete ormai, no? Ce lo potete andare a vedere tranquillamente, pochi iscritti, non ne ho tanti. Se io inizio a fare delle video lezioni con un linguaggio estremamente tecnico, scientifico, quei pochi iscritti che ho non ce li perdo, perché giustamente forse una metà o poco più avrà studiato, insomma, queste cose, gli altri se ne andranno e dicono: e che? Quindi per questo, quando mi sentite utilizzare delle parole un po' meno tecniche, un po' più terra terra, un po' più sempliciotte, è per questo motivo fondamentalmente, ok ragazzi? Semplicemente questo, perché più di qualcuno anche su Instagram mi aveva contattato e mi ha detto: puoi utilizzare termini più scientifici? Io te li posso anche utilizzare, dei termini scientifici. Se volete delle lezioni più proprio particolari, ditemelo, che io le provo a fare, le porto qua, non ne ho problemi, ok? Proverò a essere più scientifico e più diretto possibile, in maniera proprio più approfondita, cercherò di sviscerare l'argomento proprio nella maniera più scientifica e tecnica possibile, però sapete che quel video, cioè io devo sapere che quel video avrà poche visualizzazioni. Non che gli altri brillino, insomma, gli altri video possano brillare per le visualizzazioni, perché non è assolutamente così, però se deve avere 3 o 4 visualizzazioni il video, capite bene che ok, mi può andare bene, perché comunque il contenuto è tecnico, è quello che volete, però a un certo punto, quindi ragazzi, semplicemente questo qua, per questo utilizzo termini molto concisi. Ragazzi, il video finisce qua, contattatemi e fatemi sapere la vostra su Instagram e Facebook, in.sport.fit, tanto lo trovate nelle descrizioni del video, e se sentite l'audio che rimbomba, la luce che fanno schifo, dietro praticamente questa parte bianca ospedale, è per questo motivo, è perché non ho ancora nulla in casa e questi video li sto facendo adesso che posso farli. Va bene ragazzi? Detto questo, ragazzi, buon allenamento da InSport. Ciao, zoom, perché devo spegnere la fotocamera. Ciao.